La Juventus di metà anni 70 è una squadra che negli ultimi 6 anni ha già vinto 3 scudetti, ma il suo gioco non sempre ha entusiasmato. In casa bianconera sono abituati bene, fior di giocatori hanno deliziato la platea del Comunale di Torino, ma si sa, la famiglia Agnelli vuole sempre il meglio. E quindi, dopo la stagione 75-76, conclusasi amaramente per i bianconeri con lo scudetto soffiato nelle ultime partite dal Torino, si decide ancora una volta di cambiare volto alla squadra, iniziando dall'allenatore. Al termine del campionato e di un periodo burrascoso durante il quale la squadra viene contestata dai suoi tifosi, il presidente Giampiero Boniperti congeda Carlo Parola. Il tecnico, nonostante abbia vinto l'ultimo scudetto, si è trovato al centro di una serie di discussioni con uno dei leader della squadra, Pietro Anastasi. Con Carlo Parola i rapporti non sono stati, infatti alla fine ho litigato con lui perché mi hanno mandato in panchina, ma non il mio fatto che mi abbia mandato in panchina perché non lo meritasse, può anche darsi perché non mi sono filtrato di questo. Ho litigato con lui perché mi ha detto che, siccome c'era stata durante la settimana prima di giocare contro il Torino, una partita di Coppa contro l'Ajax, si andava a giocare in Olanda. E lui al ritorno mi ha detto che non mi faceva giocare, non per il fatto che io ero un fortunato, per il fatto che ho avuto paura di andare a giocare in Olanda contro l'Ajax, perché ho avuto paura. Cioè io ero già 7 anni che ero alla Juventus e di campi difficili ne avevo passato. Cioè a quel momento lì mi sono alzato, l'ho mandato a quel paese e lì mi ho detto: mister, lei può dirmi tutto, però non può dirmi che io abbia paura di giocare in un campo così. L'ho mandato a quel paese e lì si è chiuso tutto. In società si capisce che è meglio cambiare aria e così si decide di investire su un allenatore molto giovane, ex calciatore del Milan, Giovanni Trapattoni. Di lui si dice un gran bene. Come calciatore è stato forte, onesto e tenace. Da allenatore tutto da scoprire, ma a Boniperti subito piace. Trapattoni l'abbiamo preso giovanissimo perché era del Milan, era con Rocco, un ragazzo d'oro. Io l'ho conosciuto in nazionale contro l'Austria a Napoli e mi ha fatto un'ottima impressione. E quando c'era da cambiare allenatore, da prendere allenatore, io l'ho fatto contattare dal dottor Giuliano, che era il mio direttore generale qui alla Juventus, e ci siamo visti a casa mia a Marengo. Però lui aveva già imparolato con l'Atalanta, però l'Atalanta erano tutti i miei amici, il presidente, il suo figlio. E quando gli ho detto lì, Achille, senti, guarda, avremmo deciso di prendere Trapattoni, ma guarda, se lo prendete voi, per l'amor di Dio. Trapp porta la Juve per tutto se stesso. Lui era un milanista, per nascita, per costituzione, per vittorie, per mentalità, per tutti. Solo che il Milan non ebbe il coraggio di affidargli la squadra. Questo coraggio lo ebbe quella Juve invece. E nacque veramente una delle storie più belle della storia juventina, perché Trapattoni si identifica con un periodo della Juve in una maniera totale. La Juventus che trova Trapattoni è già una squadra forte e promettente. Vi giocano un giovanissimo Marco Tardelli, Roberto Bettegar, Beppe Furino, Franco Causo, il fortissimo Dino Zoff. Trapattoni arriva in un momento in cui la squadra aveva perso il campionato col Torino, malamente. Però insomma era comunque una squadra che, se non arrivava prima, arrivava seconda, quindi aveva una sua sostanza, aveva un suo valore. Furono fatte dei cambiamenti, oltre all'allenatore arrivarono Benetti e Boninsegna e furono ceduti Capello e Anastasi. Nella sorpresa generale un po' dell'ambiente bianconero, ci fu un ringiovanamento di tutto l'organico, tutta la squadra, e Trapattoni subito si integrò benissimo.
La forza della Juve fu quella di riuscire ad inserire strada facendo quasi anno per anno delle pedine molto importanti. Per esempio, prima di Parola e Trapattoni nel 73 arrivarono Zoffa e Altafini, arriva Gentile, arrivò Tardelli, arrivò Cabrini. Trapattoni ereditò poi il lavoro fatto dagli allenatori precedenti, mi riferisco a Picchi, a Vic Pale e a Parola. Cioè, prese una Juve matura, la cui completazione di maturazione appunto avvenne con il sacrificio di due giocatori importanti come Anastasi e Capello, ma con l'arrivo di due giocatori molto esperti come Boninsegna e Benetti. La Juventus di Trapattoni era una Juventus innanzitutto tutta italiana, ecco, e erano stati acquistati in quell'anno lì Boninsegna e Benetti, due vecchietti in definitiva, ecco, e Boniperti fece anche degli affari non indifferenti da un punto di vista economico, perché per Anastasi e Capello incassò anche dei soldi, però è stata una Juve molto simpatica. Cambiamo anche il modulo di preparazione, non solo di gioco, ma anche di preparazione fisica. Trapattoni veniva fuori da Coverciano, cosiddetti allenatori, Allodi che preparava, mandava in giro a vedere all'estero, e quindi Trapattoni veniva con delle idee nuove, tutte cose, delle idee innovative. Mi ricordo che allora lì si faceva tanto fondo, tanta corsa, 40 minuti di corsa, poi pallone medicinale, 40 minuti di corsa e poi ginnastica per terra. Madonna, ci aveva sbucciata la calotta granica, mi ricordo, quattro volte, facevamo 3-4 volte 40 minuti di corsa su per Pramartino, queste montagne su e giù, e poi tempesta per ginnastica da fermo e poi ripartire, poi pomeriggio di nuovo tattica, preparazione, pallone, tecnica. Era tutta una cosa innovativa che per noi gli anni prima non facevamo mai. Sai, a noi eravamo già bravi tecnicamente, lui ci fu intelligente, ci preparò anche fisicamente, andavamo via con delle schegge. Radice, che faceva lo stesso tipologia di lavoro come lui, praticamente lavoravano nello stesso modo, però ti dico sinceramente erano degli avversari eccezionali. La squadra inizia a prendere la fisionomia che vuole il suo allenatore, dura, compatta, spietata, grintosa. Ma era una squadra molto duttile quella squadra, proprio riusciva così ad adattarsi con una semplicità incredibile all'avversario. Se l'avversario la metteva sul piano tecnico non aveva problemi, perché avevamo gente molto abile, molto capace, dal Gentile a Causio, a Bettega, Tardelli, quindi non aveva problemi da un punto di vista tecnico. La mettevi sul piano della forza, benissimo, interveniva Furino, interveniva Benetti, intervenivano i Morini, i Cucureddu, ecco, la volevi mettere sul piano della gentilezza, perfetto, stupendo. Avevamo Zoff che ci rappresentava benissimo, con altrettanti, diciamo così, individui molto delicati, gentili, che però ti facevano perdere la partita. Cambiai ruolo perché Trapattoni, secondo lui, mi vedeva più tornante, anche perché Damiani non lo vedeva, il suo modulo di gioco cambiava, io tornante con Tardelli mezzala, terzino, Tardelli passò mezzala, quindi e lì incominciò Causio, Tardelli e compagnia bella, lì Benetti e Bette, che giocava un po' Boninsegna davanti, un po' Gori, quindi si alternavano, no? Però l'attacco per lui era il Causio, Tardelli, Boninsegna, Capello e il Benetti e Bettega. Il campionato 76-77, il primo con Giovanni Trapattoni in panchina, inizia subito bene. La Juventus è in testa alla classifica insieme ai cugini del Torino. Nelle prime sette giornate i bianconeri centrano sette vittorie, un cammino spaventoso. Solo il Torino di Gigi Radice riesce a tenere il passo. Ogni anno c'era sempre la squadra da battere, c'era la Juve e il Torino, magari dall'inizio della prima partita fino alla fine, che vincevano quasi sempre, e alla fine vinceva chi aveva un punto o due punti in più, quindi era sempre una lotta solo con una squadra.
però avevi altre squadre dove volevano ogni domenica batterti, perché vuol dire battere la Juventus, vuol dire battere la più forte. Ci provavano tutte le domeniche, però noi ormai eravamo talmente abituati, talmente un gruppo vincente, che era difficile batterci. Era una grossa squadra anche quella del Torino, quindi il trio davanti, Claudio Sala, Pulice e Graziani, e non era inferiore a tanti, quindi sai, il nostro eravamo io, Bette e Boninsegna davanti, però anche loro tre non erano male. Le due torinesi sono distanziate di un punto quando si incontrano all'ottava giornata in una sfida attesissima. Al comunale pieno fino all'inverosimile la tensione è alta. I Granata sono i freschi vincitori dello scudetto della stagione precedente, strappato proprio alla Juventus. Ma quella lotta fino alla fine col Torino, tensioni ce n'erano, perché il Torino non mollava mai e noi, e la lotta è stata fino all'ultima partita. Noi avevamo anche la Coppa UEFA, quindi non c'erano le rose di oggi, eccetera. E quindi sì, quelle tensioni, poi le tensioni arrivavano poi il Torino al di là della posizione in classifica nei derby. I derby erano veramente combattuti, sentiti. La gara non si mette nella maniera migliore per gli uomini di Trapattoni. Il Torino al 19° del primo tempo va in gol con un implacabile Graziani. I bianconeri hanno interrotto la serie che li aveva visti vittoriosi in tutte le prime 7 partite del campionato. Per il Torino sono 2 punti che contano, perché consentono di sorpassare i cugini bianconeri e raggiungere il vertice della classifica. Ecco il gol di Graziani, nato da una punizione battuta da Capitan Sala. La maggiore determinazione, la volontà e la convinzione di poter vincere hanno dato ragione alla squadra di Radice. La Juventus prova a reagire, ma nella ripresa l'altro gemello del gol, Pulici, al 79° spegne le speranze bianconere segnando il definitivo 2-0. Avviciniamo il senatore Umberto Agnelli. Ho visto una bella partita, un Torino che gioca normale, una Juventus che gioca al di sotto del suo standard. Doveva arrivare una sconfitta, dopo 7 vittorie consecutive doveva arrivare. Purtroppo è arrivata col Torino e ci dispiace soprattutto per i tifosi. Avete rotto il ghiaccio. Vabbè. Sì. Non hanno rischiato niente, in vantaggio di un gol si sono chiusi là, gettando i palloni avanti un pochino alla spera in Dio e sperando nelle fughe di Sala, Graziani e Pulici. La partita è finita lì, noi non siamo riusciti a filtrare perché per i loro difensori era buon gioco giocare così nello stretto. Con questa vittoria il Torino di Radice supera la Juventus in classifica di un sol punto. Trapattoni non demorde. La sconfitta del derby non fa altro che caricare lui e i suoi uomini, che riprendono a macinare vittorie. ...380 partite in Serie A. Dino Zoff è qua per ricevere il nostro elogio e quello di tutti gli sportivi per la sua bravura, per la sua correttezza, per la sua, vorrei dire, anche umiltà. Non è un personaggio schiva la pubblicità Zoff, eppure è un campione che tutti i giovani dovrebbero prendere come esempio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio con coscienza e cerco di fare il meglio che posso. Ma non perdi mai una battuta, io dico. Ma insomma, io cerco di tenere duro il più possibile, mi hanno sempre abituato a tenere duro, a essere sempre dentro nella cattiva, nella buona sorte. Io cerco di stare il più possibile. È la tua origine friulana che ti dà tanta forza? Beh, diciamo l'origine friulana, forse ho passato i primi anni della mia infanzia in una terra abbastanza dura che mi ha un po' temprato, poi certamente ci sta anche la fortuna di non avere qualche grosso incidente, che purtroppo ogni tanto capita. Cosa dici della partita di oggi e della classifica che vede il Torino ancora in testa e la Juventus a 2 punti e poi sotto il vuoto, perché il Napoli è a 13 punti? Beh, oggi è stata una partita abbastanza bella, io penso che il pubblico si è divertito, il Bologna è un pubblico sportivo, in genere si diverte spesso. La Juventus ha fatto una partita discreta,
il Torino sta andando fortissimo, non so come abbia giocato oggi, comunque le altre gare le ha fatte veramente a livello eccezionale. Il Torino un po' come te, non perde una battuta. Beh, speriamo che la perda il Torino e non io. Molto bene, tanti auguri. Grazie. Intanto i bianconeri sono anche impegnati in Coppa UEFA, un torneo al quale la dirigenza juventina tiene molto. Nonostante i 16 scudetti vinti, mai nessuna Coppa internazionale è entrata a far parte della bacheca bianconera. Ma la Juventus rappresentava, diciamo, in campo internazionale forse non l'apice, perché c'erano squadre tipo Milan, Inter che avevano vinto molto in campo internazionale prima, quindi la Juventus si affacciava in campo internazionale, difatti ci mettemmo diversi anni prima di arrivare alla Coppa UEFA nel 76-77, ecco, direi che è cominciata forse da lì l'ascesa in campo internazionale. L'esordio in Coppa è positivo. I primi due turni la Juventus li supera sconfiggendo le due squadre di Manchester. Poi tocca ai turchi dello Shakhtar Donetsk. La squadra di Trapattoni arriva a Natale brillantemente qualificata per i quarti di Coppa UEFA e in campionato è seconda a due punti dal Torino capolista. La partita di tutte, la più difficile, è stata quella col Manchester, sicuramente. Neanche tanto la finale quanto la partita col Manchester United. Perdemmo 1-0 in Inghilterra e riuscire a sovvertire il risultato e poi a batterli a Torino è stato sicuramente uno di quei flash che ti restano impressi per tutta la vita. La sfida in campionato con i Granata infiamma il torneo. Grandi campioni animano le due squadre. Nella Juventus ci si affida alle invenzioni di Causio e Bettega, una coppia che fa faville. Causio era il nostro fiore all'occhiello, era un giocatore di talento e univa, cosa non facile, la velocità e la tecnica. Riusciva a fare 40 metri di scatto con palla al piede, ma palla attaccata al piede, e poi fare dei cross precisi. Fu uno dei giocatori più importanti di quel periodo. Ho vinto tanti assist, che allora c'erano le cose degli assist, io ho vinto le classifiche, chi faceva assist, ne ho vinte abbastanza, sì. O facevo i miei 7-8 gol al campionato, però ne facevo fare anche tanti altri. Bettega era un giocatore che sapeva adattarsi in tutte le zone del campo. A me piaceva giocare con lui perché capivo in anticipo quali potevano essere i suoi spostamenti, le sue giocate. Bettega, insomma, è scontato. Io credo che qualche gol me lo deve. Bastava uno sguardo per capirci dove voleva la palla, come la mettevo, quindi un movimento suo per capire dove mettergliela o viceversa. Nel Torino invece brillano le stelle di Pulici e Graziani, ribattezzati gemelli del gol. Ecco, adesso questi due confronti rimangono in piedi, quello fra il Torino alla Juve, che è ovviamente il più importante, e poi il tuo personale con Pruzzo. Sì. Chi vince il dialogo dello scudetto? Ma io spero che i miei gol servano più che altro a far vincere il campionato a Torino, poi se non dovessi vincere la classifica dei cannonieri non ha importanza, ci tengo di meno, tengo più a rivincere il campionato. Sei disposto a cedere il primato dei cannonieri a Pruzzo? Sì, sì, sicuramente, se dovessi rivincere il campionato sì. Domenica 9 gennaio la Juventus è protagonista di una sentitissima sfida con il Napoli al San Paolo. I partenopei devono battere i bianconeri per rimanere in corsa per lo scudetto, ma un oggetto colpisce un guardialinee e i torinesi vincono la partita a tavolino. L'ex partenopeo Zoff così commenta. Noi non, fino al punto del gol non è che avevamo fatto proprio molto, loro ci avevano messo in difficoltà diverse volte. Poi naturalmente siamo andati in vantaggio e è diventato tutto facile. Comunque è sempre un bel Napoli, siamo stati abbastanza bravi noi a fare il gol in quell'azione, diciamo, in contropiede. Abbiamo vinto,
diciamo non bene, ma abbiamo vinto, ecco. La vittoria sul Napoli consente alla Juventus di ritornare in testa alla classifica con il Torino bloccato in casa dalla Lazio per 3-3. Ma dice un pareggio che rientrava un po' nelle vostre previsioni questo? Ma noi volevamo fare la partita e anche la Lazio penso, ed è secondo me è stata la più brutta partita che c'è stata tra Torino e Lazio in questi ultimi tempi. Abbiamo rischiato di perderla nel primo tempo, poi abbiamo rischiato anche di vincerla nel secondo, perciò è un pari che ci sta, però sotto l'aspetto del gioco non è che abbiamo fatto granché tutte e due. Ecco, dobbiamo... Vi considerate sempre in corsa per lo scudetto voi? Ma certo, noi... La nostra parte è questa e assolutamente ci consideriamo una delle squadre che può vincere ancora lo scudetto. Lo scudetto 76-77 diventa dunque un discorso a due tra Juventus e Torino. In questa lotta provano ad inserirsi Napoli e Inter. E se il campionato è caratterizzato dal lungo derby torinese, in Coppa UEFA gli uomini di Trapattoni proseguono tranquilli il loro cammino sbarazzandosi facilmente di Magdeburgo e AEK Atene. Per la Juventus invece il discorso è un po' più comodo, ha vinto per 4-1 aprendo le marcature con questa bella rete realizzata da Cucureddu, uomo gol in Coppa come ormai si sta rivelando. È venuto poi un gol del pareggio dei greci piuttosto casuale, determinato da questo errore del giovane Marchetti che permette a Papadopoulos di realizzare. Però la Juventus ha dimostrato di essere una squadra orgogliosa e soprattutto atleticamente molto valida. Ha premuto a fondo nel secondo tempo con questa splendida rete, colpo di tacco di Boninsegna e Bettega molto abile, dribbla due avversari, il portiere e segna. Ha ripreso in mano le redini del gioco la Juventus e ha ottenuto un 4-1 finale, stiamo ora per vedere la terza rete realizzata da Causio, eccola, ha ottenuto un 4-1 finale che dovrebbe garantire le possibilità dei greci che pure sul loro campo sono una squadra molto dura. Ecco Trapattoni a cui va molto merito delle buone prestazioni che quest'anno sta ottenendo la Juventus, soprattutto sul piano del rendimento atletico. Intanto in campionato continua la sfida a distanza tra la Juventus di Trapattoni e il Torino di Radice. Quattro giornate dal termine, le due torinesi sono appaiate in classifica a 43 punti. Ancora una volta è decisiva la sfida tra Napoli e Juventus. È il 2 maggio 1977 quando si gioca a Torino la gara con i partenopei. Al termine di questo scontro con il Napoli, la Juventus si ritrova capolista. Il Toro è stato infatti fermato sul pareggio dalla Lazio. Ancora una volta li divide un solo punto. Se dobbiamo individuare una partita in cui noi riuscimmo a giustificare il punto di vantaggio sul Torino, è quella. Quella per me fu la partita che permise alla Juve di vincere il campionato. Juventus-Napoli il giorno dopo a freddo nella casa di Giaveno di Roberto Bettega che da grande campione qual è ancora una volta ha sbloccato il risultato per i bianconeri. Bettega, qualche giornale parla di uno scippo vostro. Ma io non direi perché ieri ho anche visto dei filmati per televisione e mi pare che tutti quanti abbiano dato pienamente ragione all'arbitro. C'è il primo fuorigioco, il primo gol del Napoli annullato. È stato annullato giustamente per un fuorigioco di Chiarugi nettissimo. Per quanto riguarda quello di Furino mi pare appunto che Cattellani tenesse in gioco tutti quanti, quindi non mi pare proprio che si sia rubato niente. Ce la siamo sudata come sempre perché a noi nessuno regala niente, ma ce la siamo vinta meritatamente. Bettega è fra quanti pensano all'eventualità di uno spareggio o no? Ma a questo punto può venire fuori tutto, lo spareggio e la vittoria di uno prima.
Noi abbiamo messo un altro mattone nella costruzione di questa nostra casa che è iniziata 8 mesi fa. Adesso staremo a vedere cosa farà il Torino e poi per il resto andremo avanti così la giornata. Noi abbiamo anche la Coppa che ci porterà via un pochettino, però più sono gli stimoli penso che più giocheremo meglio. Intanto la squadra di Trapattoni si appresta a giocare la temutissima finale di Coppa UEFA contro i baschi dell'Atletico Bilbao. Gli spagnoli sono molto forti, praticano un calcio duro e falloso. La gara di andata a Torino viene vinta di misura dai bianconeri, 1-0 con gol di Tardelli. All'andata si fece gol, dai gol di testa mi ricordo. L'1-0 non era sufficiente nel giro di andata. Mi ricordo che giocavamo in una bolgia a Bilbao, uno stadio esaurito, un terreno anche un po' pesante. Il 18 maggio 1977 la Juventus gioca a Bilbao la gara di ritorno. Lo stadio è una bolgia, la partita una guerra. Gli spagnoli vogliono la Coppa a tutti i costi, ma la squadra di Trapattoni non ci sta e sfodera una prestazione di grande temperamento. Questa serata finale è stata bella perché mi ricordo la serata, così la immagino, del presidente, di Boniperti. Credo che lui avrà visto 10 minuti di quella partita. Poi difatti ce la raccontò, girava intorno al campo ma fuori dallo stadio sentendo le urla e non riusciva a capire se avevamo fatto gol noi o avevano fatto gol loro. La Juventus segna per prima grazie a Bettega. Dopo la rete bianconera il furore agonistico del Bilbao paradossalmente aumenta. Gli spagnoli prima pareggiano e infine segnano la rete del 2-1. Ma agli spagnoli non basta. La Juve ha segnato fuori casa e dunque al Bilbao serve un altro gol per conquistare l'ambito trofeo. Gli ultimi minuti della gara sono interminabili. La Juve però si difende bene dagli attacchi furiosi del Bilbao. E quando l'arbitro fischia la fine, il presidente Boniperti e tutta la squadra possono finalmente impazzire di gioia. La Juventus conquista la Coppa UEFA, il primo trofeo internazionale della sua ricca bacheca. Avevamo dei giocatori sia sul piano tecnico, tattico e agonistico tra i più bravi, direi, io parlo dell'Europa sicuramente. Abbiamo vinto, appunto, ripeto, in un campo dove era difficilissimo perché con un pubblico enorme, con una squadra bravissima, noi siamo andati lì pur sapendo di trovare, ma abbiamo imposto il nostro gioco, questi giovani si sono fatti rispettare e abbiamo vinto meritatamente. Mi ricordo quel giorno lì che dovevamo prendere un aereo privato, che l'avvocato ci mandò un aereo privato perché l'aeroporto era chiuso. Dovevamo andare a fare la domenica a Genova con la Sampdoria, che avevamo la partita per vincere il campionato, importante. E allora andammo lì, 11 di noi presero l'aereo, insieme andammo direttamente a Genova, una roba. È stata molto bella, andammo a Genova, vincemmo anche a Genova, dove vincemmo anche il campionato. E quell'anno fu l'accoppiata, l'unica squadra senza stranieri che vinse il campionato e Coppa.
Archiviata la vittoria di Coppa, quattro giorni dopo in campionato al termine della gara con la Sampdoria, per la Juventus arriva anche la conquista del 17° scudetto. Marco Tardelli, il giovane che si è rivelato nella Juventus quest'anno ed è subito conquistato uno scudetto. Lo scorso abbiamo perso un campionato che forse non meritavamo di vincere, però quest'anno abbiamo dimostrato di essere una squadra sia nazionale che internazionale. Alla fine del primo tempo eravate 0-0, il Torino vinceva 3-1. Sì. Voi l'avete saputo negli spogliatoi, ovviamente. Sì, l'abbiamo saputo. Cosa avete pensato? Niente, è per quello che quando siamo entrati in campo abbiamo attaccato di più. Bonisegna, il secondo gol alla Sampdoria è quello che ha deciso lo scudetto, proprio con sicurezza, no? Sì, comunque l'importante era segnare, perché il pareggio non ci bastava, sapevamo che il Torino vinceva. Dopo il gol di Bettega, insomma, era quasi fatta. Chiaro che è stato meglio raddoppiare. Romeo Benetti, stanco? Dopo una partita si è sempre un po' stanco, sì. Lei con la Sampdoria ha vissuto dei momenti molto belli qua a Genova. Oggi ha condannato la Sampdoria. Ma io credo di non aver condannato nessuno, io credo solo di aver contribuito a far vincere lo scudetto alla Juventus. Bettega e Causio, siamo per Domenica Sportiva, TG1, bisogna qualificarsi perché con questa finale di partita è stato un po' così nervoso. Il gol è suo, ha fatto vincere uno scudetto. No, abbiamo fatto vincere lo scudetto i 49 punti che abbiamo fatto prima, e questi sono stati due punti come tutti gli altri. Naturalmente è stato un gol abbastanza importante perché ha sbloccato una certa situazione, però è stato importante come tutti gli altri. Giampiero Boniperti, ovvero sia la soddisfazione. Sì, veramente grande. Grande per la Coppa UEFA e per questo campionato molto sofferto, molto duro. Avete fatto un bis che difficilmente si trova nella storia del calcio, no? Penso di sì, perché a parte la durezza di questo campionato, la Coppa UEFA è veramente un torneo impossibile al giorno d'oggi. Detto tutto il bene possibile della Juventus, non lo chiediamo a lei, del Torino, leale avversario fino in fondo, forse ci correvano due scudetti, no? Ma guardi, io so che la scudetto l'ha vinto la Juventus e ne sono veramente felice, e degli altri parlo sempre poco o mai, ma vorrei solo ancora dirle questo: guardi, noi dedichiamo veramente questo scudetto a tutti i nostri tifosi. Senti Gigi, vuoi dire due parole al tuo amico Trapattoni? Ma gli faccio i complimenti, perché così il primo anno che si è presentato alla Juve ha sfatato questa Juve che non vinceva mai niente in campo europeo, poi ha rivinto un campionato così difficile, perciò è stato bravissimo e sono contento. Ciao, sono Gigi. Contento anche per lui, perché poi l'amicizia è anche un fatto importante. Con la vittoria di Scudetto e Coppa UEFA, Giovanni Trapattoni si presenta così sulla ribalta del grande calcio. Le due vittorie sanciscono la consacrazione del tecnico milanese, che in meno di un anno diventa un allenatore vincente. Ancora una volta la scelta del duo Agnelli-Boniperti è risultata azzeccata, e per la Juventus di Giovanni Trapattoni è iniziato un ciclo di grandi vittorie. I won't forget this night at a camp. I won't forget this night at a fall. I want you back by my side right now. And I felt scared, try to walk behind. Yes, I felt scared, try to be that kind, that kind. This war is coming. Spies.